dei misteri che resiste al passare del tempo. È possibile che l'ultimo discendente di un gigante preistorico viva tra le montagne e le foreste del Nord America? Partendo da una serie di impronte e da un famoso filmato, gli esperti ci spiegheranno perché credere o non credere all'esistenza di questa mitica creatura. Credo che il Sasquatch sia uno dei mammiferi nordamericani. È fisiologicamente impossibile. A enigmi sotto inchiesta, un mistero chiamato Bigfoot. Le prime storie sul Bigfoot risalgono a 1000 anni fa. I popoli indigeni che vivevano lungo la costa pacifica del Nord America lo chiamavano Sasquatch. Le prime descrizioni dettagliate del Sasquatch risalgono al 1839. Alto 2,5 metri, pesante quasi 4 quintali, è descritto come un gigantesco primate. Parliamo di un animale decisamente enorme. A differenza del gorilla, il Bigfoot camminerebbe in posizione eretta, prerogativa esclusiva, secondo la scienza ufficiale, dell'uomo. Ma un'infinità di testimoni mette in discussione le verità consolidate. Per giudicare la descrizione di un Sasquatch, cerco alcune caratteristiche specifiche. Ogni anno ci sono decine di avvistamenti di Bigfoot in Nord America. Il dottor John Bindernagel è un biologo ed ex consulente delle Nazioni Unite per la fauna. Dopo aver studiato le prove esistenti per una decina d'anni, è giunto ad una sorprendente conclusione. Credo che il Sasquatch sia uno dei mammiferi nordamericani. Ha le braccia lunghe e il muso piatto, non prominente come quello di un orso. È descritto con gli occhi incavati e l'arcata sopraccigliare pronunciata. Ha il naso piatto con le narici larghe, labbra sottili, orecchie quasi sempre coperte dal folto pelo, spalle larghe. Il dottor Bindernagel ha esaminato quasi 200 testimonianze oculari di avvistamenti della creatura. A queste si aggiungono le oltre 2000 segnalazioni raccolte in tutto il Nord America. Il grosso degli avvistamenti si concentra tra la costa e l'entroterra montagnoso del nord-ovest del Canada e degli Stati Uniti. È interessante come ogni mese, se non ogni settimana, ci siano avvistamenti di Sasquatch in Nord America. Non potevo credere a ciò che vedevo. Tim Martindale, appassionato escursionista, sostiene di aver fatto un incontro che gli ha cambiato la vita. Ancora oggi, se ci penso, comincio a tremare. È come se fosse successo ieri. Mi si è impresso nella mente, ricordo i minimi dettagli. Mentre guida nei pressi di casa, a Merritt, nella British Columbia, Tim vede tra gli alberi qualcosa che lo lascia di sasso. Che accidenti è? All'inizio pensavo che fosse un uomo con un bambino. Era piegato su un ginocchio, sembrava che stesse bevendo da una pozza o mangiando qualcosa da un cespuglio. Potevo distinguere le braccia, la conformazione fisica. All'epoca non me ne intendevo molto, ma ho capito subito che quello che vedevo doveva essere un Sasquatch. Non poteva trattarsi di esseri umani. Erano troppo grossi, troppo alti e massicci. E non erano orsi, poco ma sicuro. Ancora oggi Tim è ossessionato da quell'esperienza. Era come se tutto intorno a me si fosse fermato mentre li guardavo. Era incredibile, non potevo credere a ciò che vedevo. Oggi è entrato tra le fila di investigatori dilettanti alla ricerca della creatura comunemente detta Bigfoot. La mattina la prima cosa che faccio è andare su internet e vedere se sono arrivate nuove segnalazioni. È una cosa che mi occupa almeno 4 ore in una giornata normale. Non penso che si farà trovare facilmente. Dovrò andarlo a cercare. Non sono stupidi. Devono essere intelligenti, altrimenti non ci sarebbero sfuggiti per tutto questo tempo. Sfuggenti lo sono di sicuro, ma Tim avrebbe avuto un altro incontro con un Sasquatch. Io e mio nipote siamo stati a pesca su un lago dove erano stati segnalati un paio di avvistamenti. Abbiamo scattato qualche foto nella foresta. Un paio di settimane dopo le ho scaricate. E ho notato questa macchia nera che appare su questa foto. Non eravamo sicuri, così siamo tornati sul posto e ovviamente non c'era nulla. Poteva trattarsi di un orso oppure di un Sasquatch. Così abbiamo riflettuto. Ecco l'ingrandimento dell'oggetto nero, si vede chiaramente un corpo e una testa. Certamente non ha le caratteristiche di un orso, poco ma sicuro. Questa è la strada che porta al lago Lily. Nella foto si vede il mio amico Todd e si può apprezzare l'ampiezza della falcata dell'animale che ha lasciato queste impronte. Ogni impronta è infatti distante circa un paio di metri.
Questa è la scarpa di Todd, che porta il 44. Quindi la lunghezza del piede che si ricava dall'impronta è tra i 35 e i 45 centimetri. Peccato che non ce ne fossero altre. Abbiamo fatto un calco in gesso. Non riuscivo a smettere di pensare quanto fossero grosse. Tim è ormai un'autorità in materia e fa da riferimento per tutti gli avvistamenti in zona. Si tratta di due esemplari adulti. Sono stati avvistati in pieno giorno da un gruppo di escursionisti. Questa specie di fischio che si sente qui è lo stesso che io ho sentito una notte provenire da una quindicina di metri dalla mia auto. L'animale, che era chiaramente in posizione bipede, mi ha girato intorno, portandosi sul lato del passeggero e ha emesso questo fischio. Testimonianze sorprendenti. Ma non sono solo i ricercatori dilettanti come Tim a interessarsi a questa misteriosa creatura. Autorevoli scienziati mettono in gioco la loro reputazione per dimostrare che il Bigfoot esiste. Se non ci fossero tanti testimoni oculari, le storie sul Bigfoot, il gigantesco uomo scimmia che vivrebbe nell'entroterra del nord-ovest americano, sarebbero solo una pagina del folklore locale. E grazie a persone come Tim Martindale e il dottor John Bindernagel si è convinto che il Sasquatch esiste. La descrizione coincide, sia per il comportamento che per l'anatomia, con una grande scimmia che cammina in posizione eretta. È la descrizione di un vero animale. Due mesi fa, un paio di pescatori si erano accampati in un angolo di questo bacino e sono stati svegliati alle 5:30 del mattino dal rumore di grosse pietre lanciate nell'acqua. Si sono presi un bello spavento perché erano lì da soli. Sicuramente non pianteranno più le tende in questo posto. È probabile che fosse un Sasquatch. Il lancio di grosse pietre è un comportamento tipico ed esclusivo del Sasquatch. Parliamo di un animale dalla forza sovrumana. Molti testimoni non cercano notorietà e neanche credono all'esistenza del Sasquatch. Hanno solo avuto la sfortuna di incontrarne uno e ancora faticano a crederci. John Tartle è professore di psicologia e studia i meccanismi delle testimonianze oculari. La nostra cultura, la nostra civiltà, dà un enorme peso alle testimonianze oculari. Parliamo di persone normali, che per motivi di cui spesso non sono consapevoli, finiscono per credere di aver visto ciò che in realtà non c'è. Le testimonianze oculari non sono sempre attendibili. Non tutti collegano subito l'avvistamento al Bigfoot. Magari ne parlano con qualcuno che gli dà questa interpretazione e solo allora dicono: ecco cosa mi è successo una settimana fa. L'inattendibilità dei testimoni e le incongruenze anatomiche portano molti scienziati a restare scettici sull'effettiva esistenza del Sasquatch. Mi sembra così improbabile che, dopo tutti questi anni, non ci sia una prova concreta che un primate di così grandi dimensioni esista davvero. Il Sasquatch è solo un'invenzione? O la sua scoperta potrebbe segnare una svolta nelle teorie dell'evoluzione? Fintanto che le uniche prove della sua esistenza sono dei racconti, è difficile giudicarlo con standard scientifici. Non c'è dubbio che le testimonianze oculari non siano dati scientificamente affidabili. Ma d'altro canto, dobbiamo tenere conto della loro notevole coerenza e della diffusione di un'esperienza che sembra coinvolgere così tante persone. Per secoli, la scienza ha continuato a progredire proprio perché ha cercato di rimuovere l'elemento soggettivo dal suo tentativo di comprendere il funzionamento dell'universo. Potremmo discutere dell'affidabilità di una testimonianza oculare per i prossimi 100 anni. Lo studio del professor Tartle sulla testimonianza visiva ne mette appunto in dubbio l'affidabilità. La testimonianza oculare è inaffidabile in diverse circostanze. Basta un semplice esperimento per dimostrare il fenomeno detto priming. Un osservatore, cioè, può essere indotto a vedere ciò che non c'è in conseguenza di una serie di somiglianze. Un'anatra. Un'anatra. Cosa vede ora? Un'anatra. Ma potrebbe anche essere un coniglio.
È la dimostrazione che l'esperienza del momento, o ciò che abbiamo visto in un particolare evento, può influenzare ciò che crediamo di vedere. Ma un conto è dire di aver visto un'anatra o un coniglio. Un altro è vedere un Sasquatch. Non diciamo che queste persone mentono. Si tratta di individui normalissimi che, per ragioni di cui spesso sono inconsapevoli, possono essere portati a credere di vedere ciò che in realtà non c'è. Allora perché la gente vede i Sasquatch? Gli avvistamenti del Bigfoot sono un esempio del modo in cui il cervello opera nel tentativo di decifrare la realtà, dei meccanismi che spesso ci portano a vedere cose che in realtà si rivelano essere completamente diverse. Il dottor Bindernagel non è d'accordo. Molte delle numerose testimonianze raccolte sarebbero infatti di persone che non cercano né attenzione né notorietà. Ho intervistato tra i 100 e i 200 individui riguardo alle esperienze di cui sono stati testimoni. Molti mi hanno detto che non volevano che il loro nome comparisse, oppure che dormono ancora con la luce accesa, tanta è la paura che si sono presi. È possibile che queste persone siano uscite così sconvolte dall'incontro con un animale che non esiste? Da quando ha iniziato la sua ricerca, più di un decennio fa, Bindernagel sente un'affinità con chi dice di aver incontrato il Bigfoot. Per me la prova più schiacciante è incrociare le testimonianze oculari con le tracce che ne confermano la fondatezza. Tra le migliaia di persone che sostengono di aver visto la creatura, due spiccano su tutte: Roger Patterson e Bob Gimlin. Il loro filmato di 59 secondi è per alcuni la prova decisiva, per altri una truffa raffinata. Entrambi i frequentatori abituali delle montagne del nord della California, il 20 ottobre del 1967 girano questo breve filmato dove si vede quella che sembra una femmina di Sasquatch. Non c'è dubbio che la prova videofotografica più significativa dell'esistenza del Bigfoot o Sasquatch sia il filmato di Patterson e Gimlin, e resta anche una delle più controverse. Jeff Meldrum è professore associato di anatomia alla Idaho State University ed è uno dei più importanti accademici che si occupano del Bigfoot. È un ricercatore apprezzato nel campo dell'antropologia fisica e dello studio dei primati. Ha analizzato questo filmato un'infinità di volte. Oggi i sofisticati programmi di analisi delle immagini rendono la scena ancora più chiara. Penso che sia una prova attendibile per dimostrare l'esistenza di un grande primate. Il filmato di Patterson-Gimlin resta controverso, probabilmente per il suo impatto emotivo. Infatti, o è il vero Sasquatch, oppure è un uomo in un costume peloso, quindi una delle truffe più elaborate che siano mai state concepite nella storia. Meldrum, come altri scienziati, ha potuto esaminare i calchi in gesso delle impronte, presi proprio nel punto dove è stato girato il filmato. I calchi sono stati effettuati da Grover Kranz, poi diventato antropologo. È stato uno dei primi scienziati a rompere le fila del mondo accademico e a prendere in seria considerazione la possibile esistenza del Sasquatch. Lo Smithsonian Institute ha concesso questi calchi di impronte per sottoporli ad analisi scientifiche. Ora lo mettiamo su questo sostegno. Nel laboratorio della Idaho State University, i calchi sono esaminati al computer, creando dei modelli tridimensionali virtuali. Si procede con un esame dettagliato delle caratteristiche anatomiche del piede che avrebbe lasciato le impronte. C'è quella fossetta di cui parlavamo. Poi la lunghezza delle dita. Da questa prospettiva si può apprezzarne la flessibilità. La tecnologia oggi disponibile ci consente di esaminare questi reperti che hanno ormai molti anni, come non era assolutamente possibile prima. In mancanza di un corpo, le impronte sono la migliore prova fisica da cui Meldrum possa partire. È quanto di più vicino a una vera prova fisica. Un'impronta è il segno di un passaggio di una creatura in carne e ossa. Le impronte raccolte sul sito del filmato del 67 sono state confrontate con più di 200 calchi di misteriose impronte di grandi dimensioni. Meldrum ha la più grande raccolta di impronte di un animale che non esiste. Proprio la precisione e la coerenza delle impronte, così come la loro diffusione geografica e il confronto con gli avvistamenti più credibili, lo hanno convinto dell'esistenza di un modello inequivocabile. Non è solo una raccolta casuale di impronte di dubbia attribuzione. La maggior parte di esse, dopo che le ho esaminate, è risultata assolutamente coerente con la possibilità
che sia stata lasciata dal piede di un grosso primate. Meldrum ha considerato la possibilità che alcune siano dei falsi, ma è convinto che la maggior parte sia troppo raffinata per essere opera di burloni. Penso di avere tutti gli strumenti per distinguere un clamoroso falso da qualcosa che, almeno ai miei occhi, appare decisamente credibile. Molte impronte fanno pensare che una qualche specie sconosciuta di scimmia gigante bipede viva nel continente nordamericano. Le complesse impronte, le testimonianze oculari più credibili e soprattutto il sorprendente filmato formano agli occhi dei ricercatori una massa critica di prove sull'esistenza del Bigfoot. Ma gli scettici sono pronti a sottolineare le incoerenze anche tra i calchi delle stesse serie di impronte. Se la depressione lungo questo bordo del piede è un elemento reale, non la troviamo nelle altre impronte. Una differenza che non si spiega. Alcune testimonianze sul Bigfoot appaiono effettivamente inverosimili. Ma Meldrum non si fa scoraggiare dai colleghi più scettici. Ricordo la prima volta che ho visto delle impronte sul terreno. Devo ammettere che mi sono venuti i brividi per l'emozione quando ho capito che poteva trattarsi veramente di ciò che stavo cercando. Ma alla comunità scientifica tutto questo non basta. Finché non troveremo prove tangibili, sarà quasi impossibile per la scienza ufficiale ammetterne l'esistenza. Per ogni prova a sostegno dell'esistenza di una grossa scimmia bipede in Nord America, la scienza oppone altrettante smentite e opposte spiegazioni. Il dottor David Began, paleoantropologo dell'Università di Toronto, ha studiato a lungo l'argomento. Non crederò all'esistenza del Sasquatch finché non vedrò una prova concreta. Began è noto per le sue ricerche sui primi ominidi e sugli antichi primati. Si ipotizza che il Bigfoot discenda da una scimmia del Miocene vissuta prima che l'uomo si distinguesse dai primati, il Gigantopithecus. Come Meldrum, anche Began ha esaminato i calchi delle impronte conservate allo Smithsonian e raccolte sul luogo del famoso filmato di Patterson e Gimlin, notando però discrepanze anatomiche. Si distinguono bene tutte le dita. Mi dispiace dirlo, ma sembra fatto ad arte, proprio per assicurarsi che si vedessero tutte. Se il Sasquatch è un parente prossimo dei primati, Began si chiede come mai non abbia l'alluce opponibile spostato in fuori come le altre grandi scimmie. Tutti i primati hanno un piede che ha la funzionalità di una mano, a differenza del nostro. Anche i grandi gorilla di montagna, i cui piedi sono i più simili a quelli dell'uomo, sono dotati di un grosso alluce opponibile, che usano per afferrare e per arrampicarsi. Quando le scimmie camminano in posizione bipede o quadrupede, non usano gli alluci, ed è uno dei motivi per cui hanno la giuntura metatarsale. Il piede umano presenta due archi. Formano una sorta di calotta che ci mantiene eretti mentre stiamo in piedi o camminiamo. Il piede è infatti una base rigida con una luce flessibile che ci spinge in avanti. Al piede dei primati manca un arco e non può contare sull'alluce quindi per ricevere la spinta. Allora come flettono le estremità inferiori? L'unico modo per spiegare la mancanza dell'arco è parlare della giuntura metatarsale, che è appunto una giuntura tra le ossa più grandi nella parte posteriore del piede e quelle più piccole che uniscono queste ossa a quelle metatarsali. Questa è la giuntura metatarsale ed è questa che impedisce la formazione dell'arco, che quindi non risulta dall'impronta. La giuntura metatarsale presente nelle scimmie consente ai loro piedi di produrre una propulsione in avanti. È la loro alternativa alla luce flessibile. Non ha senso che ci sia una giuntura metatarsale e allo stesso tempo un'alluce che preme contro le altre dita. In assenza della caratteristica anatomica che consentirebbe una sufficiente mobilità ad una creatura metà uomo e metà scimmia, gli esperti ridimensionano la credibilità di queste impronte. Abbiamo un'impronta che, a mio avviso, è ambigua dal punto di vista biomeccanico e nessun altro reperto a sostegno. Niente fossili, niente impronte, nient'altro. Dal mio punto di vista di studioso dell'anatomia del piede, uno dei tratti distintivi che emerge da queste impronte è la caratteristica nota come giuntura metatarsale.
Meldrum giunge a conclusioni diverse, che giustificherebbero la possibilità per una creatura scimmiesca di flettere la parte centrale del piede in un passo continuo. Il piede del Sasquatch è davvero affascinante. Infatti, sembra conservare la caratteristica tipica delle scimmie della flessibilità nella parte centrale del piede, ma adattata ad una locomozione terrestre bipede. Le scimmie camminano in posizione bipede o quadrupede, ma non usano gli alluci ed è uno dei motivi per cui hanno la giuntura metatarsale. Ma la caratteristica che più mi incuriosisce è la presenza di questo grosso alluce, che è una caratteristica tipica degli esseri umani. Il piede umano è una piattaforma piuttosto rigida, ideale per muovere in avanti il peso corporeo su un terreno accidentato. Mentre il piede della scimmia, o in questo caso del Sasquatch, è una piattaforma molto più flessibile, che consente di adattarsi meglio alle asperità del terreno su cui ci si muove. Ipotizzando che un grosso primate sia migrato dall'Asia al Nord America migliaia di anni fa, come si sarebbe adattato al nuovo habitat? Dal punto di vista alimentare, è un deserto per una scimmia. Nina Jablonski è un'antropologa ed una delle maggiori esperte dell'evoluzione dei primati e dell'uomo. Le prove circostanziali ci indicano che il Bigfoot semplicemente non esiste. È convinta che nessuna grande scimmia potrebbe adattarsi a vivere in questa regione del Nord America. I primati sono per la maggior parte animali piuttosto voluminosi e soprattutto hanno un grosso cervello. E come tutti gli animali con una notevole massa cerebrale, hanno bisogno di un'alimentazione energetica. Come potrebbero vivere in un ambiente che è così povero di questo tipo di cibo? Il problema dell'alimentazione suscita anche un altro interrogativo. Dove dormirebbe il Sasquatch? I grandi primati che vivono nelle foreste si costruiscono abitualmente dei rifugi tra gli alberi dove passano la notte e dormono al sicuro. Nelle aree in cui dovrebbe vivere il Bigfoot non abbiamo mai trovato nulla che somiglia ad un rifugio per la notte. Secondo l'antropologa, per sopravvivere in queste regioni montagnose, il Bigfoot dovrebbe fare qualcosa che nessuna scimmia fa: andare in letargo. Nessun primate, a quanto ne sappiamo, ha la capacità di andare in letargo. Ora, questo è un problema. Se non vai in letargo quando c'è carenza di cibo, come in inverno da queste parti, rischi di deperire molto rapidamente oppure di morire. Quindi penso che l'esistenza del Bigfoot sia fisiologicamente impossibile. Anche se avesse sviluppato la capacità di sopravvivere in habitat così remoti, gli scienziati sono convinti che una creatura così grossa non potrebbe spostarsi senza lasciare tracce più consistenti di qualche rara impronta. Forse i boschi nascondono altre prove dell'esistenza del Sasquatch. La comunità scientifica resta largamente scettica sulla possibilità che delle grandi scimmie vivano nelle foreste dell'estremo ovest degli Stati Uniti e del Canada. Se davvero il Bigfoot esiste, perché non lascia più tracce del suo passaggio? Gli esploratori non hanno risparmiato energie per cercare questo animale negli ultimi 50 anni, eppure non hanno trovato tracce convincenti. Perché non abbiamo, ad esempio, dei resti ossei o dei campioni di pelo? Per alcuni scienziati, è una delle principali ombre su tutte le teorie sul Bigfoot. Come potrebbe sopravvivere una scimmia così grande in Nord America? Un animale con un cervello relativamente grosso, come dovrebbe essere il caso del Bigfoot, non sopravviverebbe qui. Un grosso cervello brucia molta energia e gli habitat sempre freddi o con inverni molto rigidi, quindi fuori dalla fascia tropicale, non garantiscono il cibo che ne soddisfi l'alto fabbisogno energetico. C'è però chi non concorda. È il dottor John Bindernagel, che da anni studia quello che è considerato il regno del Bigfoot. L'habitat in cui ci muoviamo è quello tipico del Sasquatch della costa occidentale. Oltre alle diverse piante commestibili, alle bacche e alle foglie nutrienti in primavera, ci sono i salmoni in autunno ed ogni specie di molluschi, soprattutto lungo la costa. È un ambiente ricco. È teoricamente possibile che una grande scimmia si sia adattata a vivere negli ambienti che troviamo nell'area del nord-ovest Pacifico, ma solo perché è teoricamente possibile non vuol dire che sia vero. It's true.
Secondo alcuni esperti del Bigfoot, l'animale avrebbe un altro strano comportamento, che potrebbe spiegare la rarità degli avvistamenti. Sarebbe, infatti, una creatura notturna. Molti avvistamenti di Sasquatch sono avvenuti di notte e non c'è niente di strano che una grande scimmia abbia abitudini notturne. Ma l'idea di un primate notturno si scontra con la teoria dell'evoluzione. Tutti i parenti più prossimi del Bigfoot, ovvero i primati, sono diurni. Vivono prevalentemente di giorno. Questo perché per cercare il cibo di cui si nutrono, ad esempio i frutti più nutrienti, devono poter distinguere i colori della foresta. I grandi animali notturni hanno adattato gli occhi per cogliere la minima fonte di luce e così possono vederci come noi di giorno. Parliamo di occhi grandi come palle da baseball e questo non corrisponde alla classica immagine che abbiamo dei primati più evoluti. C'è chi sostiene che il Bigfoot sia l'anello mancante tra le scimmie e l'uomo. In questo caso il suo più logico antenato è forse il Gigantopithecus. Un enorme primate vissuto in Asia più di 200.000 anni fa. È possibile che sia arrivato in Nord America attraverso il ponte di terra che un tempo occupava lo stretto di Bering? Abbiamo un candidato per il ruolo di Bigfoot, che ha la giusta taglia ed è vissuto nel posto giusto e nel periodo giusto. Avrebbe potuto migrare facilmente in Nord America. Non c'è nessuna prova che il Gigantopithecus, ammesso che sia veramente lui, il Bigfoot, si sia spinto al di fuori delle regioni tropicali dell'Asia, dove effettivamente viveva, ed abbia raggiunto il Nord America durante l'ultima era glaciale o in qualsiasi altro periodo. Se il Sasquatch è veramente un discendente del Gigantopithecus arrivato dalla Siberia, perché nessuno ne ha trovato i resti? Se delle grandi scimmie vivessero in una parte del mondo così popolata, ci aspetteremmo di trovare prima o poi delle ossa, o almeno dei fossili. Per qualcuno la spiegazione è semplice. Le ossa si frantumano, i denti affondano nel terreno. Sono ritrovamenti molto più rari di quanto molti pensino. È in cima alla catena alimentare, non ha predatori naturali. Quando muore, uccelli e animali coprofagi fanno rapidamente piazza pulita della carcassa e disperdono le ossa. Anche le poche che rimangono non resistono a lungo perché le foreste di conifere hanno notoriamente un suolo acido che non favorisce la conservazione di ossa o fossili. È possibile trovare ossa di grandi mammiferi, soprattutto orsi, anche in tipi di suolo che teoricamente non dovrebbero conservarle bene. Ho cercato fossili in un sito paludoso in Ungheria con un suolo altamente acido. Aveva circa 10 milioni di anni ed era pieno zeppo di ossa. I sostenitori dell'esistenza del Bigfoot controbattono ricordando l'assenza di fossili di grandi primati. Spesso la gente resta incredula quando scopre che gli scimpanzé, sebbene vivano in Africa da più di 7 milioni di anni, non abbiano praticamente lasciato resti fossili. È vero che non ci sono fossili consistenti di grandi scimmie, a parte un dente di scimpanzé trovato recentemente. Ma questa non mi sembra una giustificazione plausibile. Infatti abbiamo migliaia di esemplari di gorilla e non un solo Sasquatch. Il Sasquatch non ha lasciato resti, ma un filmato sì, per quanto controverso. Nel 1967 Roger Patterson e Bob Gimlin sono a Bluff Creek, nel nord della California, per indagare su alcuni avvistamenti di Bigfoot. Dopo quasi due settimane tra i boschi, sostengono di essersi imbattuti in una creatura misteriosa. Queste sarebbero le prime immagini di un Sasquatch. Da allora lo storico filmato è stato sottoposto a numerose analisi per conferma o smentita. Il filmato è stato sottoposto a centinaia, se non migliaia di esami, ma ogni volta che lo guardo rimango inevitabilmente colpito da ciò che vedo e dalle sue implicazioni. Jeff Meldrum, forse il più grande esperto di Bigfoot, ne ha analizzato un ingrandimento digitale. La versione ingrandita del filmato fornisce un'immagine molto più chiara di quanto si sia mai visto. Per Meldrum queste immagini non mostrano un uomo con un costume peloso. A colpirmi è il fatto che, quando guardo il filmato, ci vedo un animale perfettamente a suo agio e calato nel suo ambiente. Emergono nuovi dettagli che non fanno che infittire il mistero. Noto cose come il movimento della scapola sotto la pelle,
la definizione di particolari muscoli delle spalle e delle braccia. Dopo aver studiato i calchi delle impronte trovate nell'area dove è stato girato il filmato, Meldrum studia i movimenti dell'animale. Per me il filmato continua ad avere aspetti rilevanti alla luce del mio punto di vista e della mia esperienza. Qui, dalle caviglie in giù, il movimento dei piedi è indicativo. Quando si è cercato di fabbricare costumi che lo riproducessero, è sempre dai piedi che si scopriva il trucco. In questa scena, invece, la flessibilità dei piedi sembra legarsi perfettamente alla conformazione delle impronte di cui ci sono pervenuti i calchi. Meldrum è convinto che questa camminata non sia riproducibile, anche perché l'andatura non sembra né umana né scimmiesca. Si nota l'armonia, l'eleganza dell'andatura, pur nell'imponenza della struttura fisica e quasi nell'indolenza che ostenta questo grosso esemplare. L'attenzione alla camminata del Bigfoot lo ha portato ad elaborare un insolito esperimento. Ora Meldrum scoprirà se la sua teoria ha le gambe. Un uomo in costume potrebbe avvicinarsi a riprodurre i movimenti della creatura che appare nel filmato? Meldrum sarà affiancato dal direttore del laboratorio, la dottoressa Jessica Rose, e dal chirurgo ortopedico Jim Gamble, in uno dei centri specializzati nella ricerca sui movimenti dei bipedi. Il laboratorio di analisi del movimento e della postura della Stanford University studia prevalentemente il modo in cui camminano i bambini disabili, utilizzando la tecnica del motion capture. In questo esperimento, invece, l'equipe si concentrerà su un insolito soggetto, il Bigfoot. Ho pensato che fosse interessante provare a stabilire se un uomo possa riprodurre l'andatura che si vede nel video del 1967. Al momento l'unica cosa che conosciamo del presunto Bigfoot è il modo in cui cammina e le tracce lasciate al suo passaggio, ovvero le impronte. Mi affascinava la possibilità di studiarlo. Abbiamo scelto un attore che cercherà di riprodurre la postura e l'andatura che risaltano in modo così evidente in questo filmato. Prima di iniziare il test, gli specialisti si concentrano sulle immagini. Guarda le braccia, Bronston. Vedi come le dondola? Sono rilassate, non c'è alcuna tensione. Il grado di flessione del ginocchio è l'elemento decisivo. Sembra che fatichi un po' a sollevare i piedi da terra durante il cambio di passo. Esatto, non è in grado di staccarlo da terra semplicemente alzandolo. Poi c'è l'angolo della testa, qui. L'equipe calcola nel dettaglio anche le misure di questa creatura mitica. Ora, vediamo se riusciamo a riprodurre l'andatura del Bigfoot. Il primo esperimento è condotto senza costume. L'attore cerca di imitare la camminata del Bigfoot. La posizione del braccio è ottima. Tienilo così quando dondola. L'andatura è un insieme complesso di movimenti delle membra. Gradualmente tutti i pezzi vanno al loro posto. Andava bene. Da capo. Meldrum è colpito dall'impegno profuso. È stata una prova interessante anche per me. Ero curioso di vedere se fosse facile o meno per un attore umano cercare di mimare la postura che si vede nel filmato. Ho capito che non è un'impresa sovraumana, ma ci vuole un impegno ben concertato. Filmato il test con il motion capture, si analizzano i primi dati per capire nel dettaglio quanto i movimenti si avvicinino a quelli del Sasquatch. Ho notato una cosa. Il tronco è come piegato in avanti, quindi la creatura non potrebbe camminare tutto il giorno in posizione eretta. Bronston ha offerto una prova eccezionale. Penso che sia stato bravissimo a riprodurre esattamente il movimento che si vede filmato del Bigfoot. E qui nasce la domanda fondamentale. Dobbiamo capire se una persona in costume può avvicinarsi allo stesso effetto. Sì, ora abbiamo visto che un uomo può replicare i parametri cinematici del Bigfoot. Per ora è il risultato più importante. L'attore cercherà ora di imitare nuovamente l'andatura del Bigfoot. Questa volta però con i limiti indotti da un ingombrante costume. Come mi sta? È per questo che lo chiamano Bigfoot. Per un'efficace raccolta dei dati, applicano al costume 25 sensori di movimento.
Grazie mille. Procedi, Bronston. Ancora una volta il Bigfoot cammina tra noi. Il costume potrebbe provocare delle variazioni nell'andatura. Con il corpo piegato in avanti, i piedi sembrano più pesanti e quindi più simili al video. Ha fatto una piccola curva. Non è rigida, è rilassata. Ci siamo, sì, sì. Bene. Sì. Ad occhio nudo sembra coincidere. Ma la risposta definitiva verrà dall'analisi dei dati raccolti con il motion capture. Per me è un centro perfetto. Ora sappiamo che la sua andatura è quanto di più vicino a quella del Sasquatch. Certamente questo non ci basta per dire se si tratti di una vera creatura o di una persona con un costume. La mia conclusione è che sia possibile per un essere umano riprodurre questa andatura. Una volta che si spiega a qualcuno come farlo, basandosi su quello che abbiamo ricavato dai filmati, è possibile replicare quel particolare modo di camminare. Francamente, sono rimasto sorpreso da come il nostro attore sia riuscito a riprodurre con facilità alcuni aspetti della camminata del Sasquatch, come appare nel filmato di Patterson. Tuttavia, anche gli esperti concordano. Neanche l'esperimento permette di capire come effettivamente cammini la creatura filmata. Non c'è dubbio, non abbiamo tutte le variabili e non possiamo avere tutte le risposte. Solo perché un attore è riuscito a riprodurre quell'andatura non vuol dire che si tratti di un uomo in costume. La convinzione del dottor Meldrum che il filmato di Patterson e Gimlin mostri un vero Sasquatch non è stata scalfita. Devo dire che i risultati dell'esperimento di oggi non mi hanno suscitato alcun dubbio per quanto riguarda la credibilità del filmato. Esaminando ogni fotogramma del filmato ingrandito e in alta definizione, gli altri scienziati concordano. Non c'è una risposta definitiva. L'andatura è strana, perché questo animale si presenta proporzionato come l'uomo moderno. Eppure il suo incedere non ha nulla a che vedere con il nostro. D'altro canto, non somiglia affatto all'andatura dei moderni primati. Quindi il suo movimento appare completamente anomalo. È difficile credere che sia una creatura reale, perché dal punto di vista anatomico sembra incoerente. Non ha quell'andatura dondolante che ci aspetteremmo. In nessuna di queste immagini il Bigfoot si muove come ci aspetteremmo da un grosso primate che vive in una foresta. Anche il paleoantropologo David Beagan resta sulle sue posizioni. Il filmato non prova l'esistenza di una specie sconosciuta di primate. Non sono convinto che la creatura del filmato presenti un'andatura così particolare e non mi sento, francamente, di escludere che sia un uomo che indossa un costume scomodo e ingombrante. Semplicemente penso, come molti colleghi, che si sia dato troppo spazio a queste immagini. Ma il dottor Meldrum rifiuta di allinearsi con i colleghi che giudicano il filmato una truffa deliberata. Ai miei occhi le accuse di truffa sono assolutamente inconsistenti. Tutto ciò che ho appreso al riguardo mi fa credere che questo sorprendente filmato sia attendibile. È convinto che quell'immagine possa guidarci verso nuove scoperte. Penso che l'esperimento abbia riacceso il dibattito su questo filmato, che ha ormai parecchi anni. Inoltre è convinto che se nel filmato del 67 è stato usato un costume, doveva essere davvero sofisticato per quell'epoca. Entrambi i miei colleghi sono rimasti impressionati. Il costume che abbiamo usato nell'esperimento era molto elaborato, ma nulla a che vedere con la precisione dei dettagli anatomici che appaiono nel filmato di Patterson e Gimlin. Forse quel che serve non è il parere di uno scienziato. Più lo guardo, più penso che la testa sia tutta sbagliata. Ma di un creatore di effetti speciali da Oscar.
La prova più importante a sostegno dell'esistenza del Sasquatch è un filmato girato nel 1967 da Roger Patterson e Bob Gimlin. In laboratorio si è dimostrato che un attore in costume potrebbe imitare l'andatura, ma dalle immagini qualcosa fa pensare che si tratti di una messa in scena. Ipotizzando che sia una cosa fatta ad arte, non è che siano stati bravissimi. Richard Smith è un'istituzione a Hollywood nel trucco per gli effetti speciali. Io direi che è una bufala. Tra l'altro ha lavorato in Amadeus, per cui ha vinto l'Oscar, e in L'Esorcista. Visto? Qui sembra che si veda spuntare un naso bianco. È proprio nel punto dove si dovrebbe trovare un naso umano. E guardate com'è alta la calotta cranica, anche con tutti questi peli sopra. Anche le piante dei piedi non appaiono di un bianco candido, ma di un colore più tenue e omogeneo. Non ci sono variazioni. Io ci avrei lavorato molto di più di pennello per dargli un contorno più tridimensionale. Nulla di ciò che vedo mi toglie dalla mente che si tratti soltanto di un uomo corpulento con un costume addosso. Da decenni nell'industria cinematografica gira anche il nome della persona che potrebbe averlo realizzato. Johnny Chambers era uno dei truccatori più famosi di Hollywood. Aveva fatto, tra gli altri, il pianeta delle scimmie. Ho i miei dubbi che sia stato lui, perché mi sembra un lavoro da dilettanti. Di certo era uno che amava il mistero e gli piaceva stare al centro dell'attenzione. Quindi è anche possibile che abbia lasciato dire tanto per prendersene il merito. Non sappiamo se quello del filmato di Patterson e Gimlin sia un vero Bigfoot o un buon tempone mascherato. Ma anche sulle altre prove gli esperti restano divisi. Non crederò che esista una creatura come il Sasquatch, almeno finché non vedrò una carcassa, o meglio ancora, delle ossa. Penso che sia molto importante che il mondo scientifico continui a discutere della possibile esistenza del Bigfoot e che tutte le prove siano valutate all'insegna della razionalità. Quando finalmente troveremo una carcassa, sarà interessante sentirli dire: santo cielo, perché non ne sapevamo niente? Perché la comunità scientifica non l'ha previsto? I pochi studiosi che restano fedeli alla ricerca del Sasquatch lo fanno con pochi fondi e rischiando in proprio, soprattutto la reputazione. Molti dei miei colleghi nel corso degli anni sono rimasti stupiti, se non scioccati, per l'entusiasmo di Meldrum sull'argomento. Forse lo zelo di Jeff Meldrum nasce da un incontro avuto in prima persona. Mi ero spinto con un collega in una zona isolata per cercare tracce intorno ai laghi, che in estate si prosciugano quasi del tutto. Durante questa spedizione abbiamo ascoltato dei particolari vocalizzi nel cuore della notte, seguiti dal rumore di passi, che appartenevano chiaramente a una creatura bipede. Il suono era attutito, non erano passi pesanti ed erano tutti intorno al punto dove ci eravamo accampati. Ha strusciato contro la doppia porta della tenda, poi ha urtato contro uno dei paletti facendola inclinare. Immediatamente sono saltato fuori e ho cercato di liberarmi più in fretta che potevo. Proprio accanto alla tenda, in una delle poche zone erbose, ho visto un'impronta ovale di 40 centimetri. Nel corso della storia, molti hanno rischiato in proprio per studiare l'evoluzione umana e sono stati derisi per le loro teorie, solo per vedersi poi riconoscere che avevano ragione. Gli esempi sono numerosi. Non sto dicendo che il dottor Meldrum sia nel giusto, ma lo ammiro per il suo coraggio di rischiare. E soprattutto lo ammiro per l'approccio rigoroso con cui affronta l'argomento. Arrivato a questo punto, non posso tornare indietro. Sarebbe più assurdo dire lasciamo perdere, piuttosto che proseguire la mia ricerca. Il dibattito è destinato a continuare, ma su una cosa gli scienziati concordano. Se un giorno la creatura chiamata Sasquatch venisse trovata, sarebbe una scoperta che sovvertirebbe l'intera teoria dell'evoluzione. Se mai dovessimo avere la prova definitiva della sua esistenza, ad esempio con il ritrovamento di un esemplare, sarebbe un evento di straordinaria portata. Sarebbe il segnale che ci sono ancora tante cose che aspettano di essere scoperte.